Eccomi, buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a Domenico Starnone, è un piacere averla qui con noi questa sera. Grazie come sempre a Valeria Perdonò che ci leggerà alcuni passaggi di Piccoli Maestri di Luigi Meneghello. Siamo alla quarta puntata di questo nostro ciclo della Biblioteca Resistente. Abbiamo cominciato con Fenoglio, poi con Vittorini, poi con Calvino, questa sera Meneghello. La traccia è sempre quella di vedere la storia del nostro paese, quei momenti, la guerra partigiana e poi vederla attraverso gli occhi privati, le storie dei singoli, i protagonisti di questi libri. Sono libri molto diversi, ovviamente, ci sono alcuni fili comuni, insomma, abbiamo voluto fare questa Biblioteca Resistente per trovare un modo diverso, ma nello stesso tempo intenso e partecipato, di avvicinarci al 25 aprile. Ringrazio ancora Domenico Starnone, ringrazio ancora Valeria, grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Buonasera, grazie. Permettetemi di stare qui in piedi perché mi pare di essere in castigo. Io sono molto contento di essere qui, un po' per la bella iniziativa che avete messo su, un po' perché amo moltissimo Luigi Meneghello e vorrei che fosse molto letto. E quindi comincerò semplicemente sottolineando che Luigi Meneghello è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, letteratissimo, molto colto, con una enorme capacità di trasformare l'esperienza in racconto, ma anche darle senso, ragionarci su. I Piccoli Maestri è un esempio di questa grande capacità letteraria. Meneghello non è uno scrittore semplicemente di quella esperienza, l'insieme delle sue opere sono molto compatte e è fondamentale, secondo me, per cominciare un discorso su di lui e sui Piccoli Maestri, ricordarci almeno alcuni dei dati biografici. Lui nasce a Malo nel 1922. 1922. Tutta la sua infanzia, adolescenza e prima giovinezza si compie sotto il fascismo. Meneghello appartiene quindi a quella generazione che fino a 20 anni conosce solo il fascismo. È imbevuto di fascismo. In più, Meneghello è particolarmente bravo. Sì, è bravissimo a scuola, è bravissimo all'università, si iscrive all'università, lettere antiche e moderne, lettere e filosofia, nel 1939. Nel 1940 partecipa ai littoriali come nel settore della dottrina fascista e vince. Vince e il regime gli dà in premio uno stipendio mensile di 1.000 lire, cifra enorme, e la collaborazione in un giornale locale veneto. Siamo con questa esplosione del giovane Meneghello nel 1940. In quello stesso anno Meneghello conosce un personaggio atipico che è fuori della cultura che ha assommato nei primi 20 anni di vita. Si tratta di Antonio Giuliolo. L'incontro con Giuliolo comincerà a cambiarlo. Lui quando parlerà di fascismo nel libro dice il fascismo non cade nel 1943, il fascismo
comincia a cadere nel 1940, che in chiave personale significa comincia a cadere quando io conosco un antifascista. A questo punto, negli anni tra il 40 e il 43, Meneghello si trasforma e col 1943, con l'8 settembre, comincia il libro di cui ci occupiamo stasera, I piccoli maestri. Ma se voi volete farvi un'idea complessiva di Meneghello, dovete leggere il suo capolavoro Libera nossa malo, I piccoli maestri, e poi un libro meraviglioso dove troverete un'analisi spietata della propria giovinezza sotto il fascismo, che si chiama Fiori italiani. E ancora, vi consiglio, Bausete e Il dispatrio, titolo bellissimo che viene ricavato da una parola inventata da Henry James, dispatriato. I piccoli maestri. I piccoli maestri viene scritto, secondo la sua testimonianza e i manoscritti che abbiamo, intorno al 1950, nei primi anni, nei primi anni 50, lui abbozza un episodio, il cosiddetto episodio della distribuzione delle camicie, che però nella sostanza è il racconto di come vengono fucilati all'interno della banda due ladri. Però poi lascia perdere, poi riprende nel 1960. E il 1960 è un anno importante, che spiega come alcuni di questi autori si rimettono a lavorare dopo 15 anni sulla memoria della Resistenza, cioè è l'anno del governo Tambroni. Dopo 15 anni, Tambroni, la Democrazia Cristiana, forma un monocolore appoggiato dai neofascisti del Movimento Sociale Italiano. Questo causa in Italia un pandemonio, specialmente perché Tambroni dà il permesso all'MSI di fare il suo congresso a Genova. In Italia ci sono esplosioni, disordini, a Roma carica dei carabinieri a cavallo, a Reggio Emilia la polizia spara sulla folla che protesta, eccetera, ammazzando un po' di gente. E insomma, in questo trambusto, sia Meneghello, sia un altro scrittore di cui avete sentito la volta scorsa, credo, cioè Fenoglio, rimettono mano e scrivono tutte e due capolavori, rimettono mano a quel tema e scrivono due capolavori, Una questione privata e I piccoli maestri. Tra l'altro I piccoli maestri comincia all'apparenza in una forma che pare addirittura da romanzo d'amore. Ci sono due giovani che vanno in montagna, Lio che racconta e una ragazza di nome Simonetta. Dormono in una tenda canadese e poi si muovono per il bosco perché lui deve fare una cosa importantissima: ritrovare il posto dove ha perso il suo fucile mitragliatore, il Parabello. Sentiamo un pezzetto iniziale. Siamo incapsulati in questa nicchia, sotto il livello della crosta della terra, in un momento vivo ma privo di senso, che commemora un momento e un senso già morti. Siamo dentro alla Terra, la quale gira nel verso opposto a quello del Sole, dalla mia sinistra alla mia destra e all'incontrario per la Simonetta. Io e lei siamo vicini quanto si può essere, ci tocchiamo in più luoghi, sento le sue gambe, mi sento un po' in mezzo ai suoi capelli, ci scambiamo terriccio, chioccioline, umori, se non proprio pensieri, e forse anche qualche pensiero scombinato. Noi qui siamo fermi, eppure giriamo. Siamo in questo istante del tempo che pare fermo, ma in verità viaggia.
La Simonetta non disse nulla finché stemmo lì e neanche dopo, quando tornammo fuori. Le spiegai che questi buchi si chiamano scafe, la roccia in altipiano è tutta fatta così. È perché è calcare, le dissi, beve l'acqua e l'acqua fa questi buchi. Provai il parabello nel bosco e sparava. Mostrai il libretto alla Simonetta, però non era molto curiosa. Poi andammo dal Malgaro a chiedere latte. Ora nelle malghe c'era di nuovo il latte. Poi venne buio e andammo sotto la tenda. E poco dopo venne il solito temporale e cominciò a piovere e a tuonare. Quello che è privato. E quando è stato, tu non puoi più pretendere di riviverlo, ricostruirlo. Ti resta in mano una crisalide. Non sono vere forme queste, mi dicevo, questa è materia grezza. Se c'era una forma, era sparsa in tutta la nostra storia. Bisognerebbe raccontare tutta la storia, e allora il senso della faccenda, se c'è, forse verrebbe fuori. Qua certo non c'è più, e neanche sull'Ortigara, scommetto, e in nessun'altra parte. Mi restavano questo libretto e questo parabello, spore disseccate. Il libretto non mi faceva né caldo né freddo, e infatti a suo tempo lo persi di nuovo, perché io le cose le perdo. Ma il parabello, pensavo, ora che l'ho ritrovato me lo voglio tenere da conto. Ne avevo altri a casa, negli armadi c'erano più armi che vestiti, ma questo non era un parabello qualsiasi. Questo era il mio parabello. Avevo una gran paura prima di ritrovarlo, che vedendolo mi venisse una crisi di emozione e di vergogna. Dopotutto lo avevo abbandonato nel bel mezzo della guerra. Invece non mi venne la crisi, anzi, sentivo bensì un po' di vergogna in termini generali, perché quella si sente sempre, e in particolare alla fine di una guerra in cui non si è nemmeno morti. Ma sentivo anche le prime avvisaglie di un'ombra oscura di sollievo. Ora è finita, mi dicevo. In fondo non è colpa nostra se siamo ancora vivi. Sì, è stata tutta una serie di sbagli la nostra guerra. Non siamo stati all'altezza, siamo un po' venuti a mancare a quel disgraziato del popolo italiano. Almeno io gli sono certamente venuto a mancare. Si vede che non siamo fatti l'uno per l'altro. Grazie. Questo è l'inizio. Il libro poi, qui volevo sottolinearvi un paio di momenti, lui sta cercando di ridare senso a un'esperienza, però non ci riesce, ha l'impressione che il senso dell'esperienza che ha fatto sia già morto. Forse dice bisogna raccontare tutta la storia e quindi riparte dal principio, cioè parte dall'8 settembre, sta facendo il servizio militare negli Alpini, ha lì un amico, Lelio, la vita è delle più noiose e delle più sconquassate, la sua testa è già una testa che non aderisce più al vecchio mondo fascista, arriva l'8 settembre, lui e il suo amico Lelio si muovono come gran parte degli italiani e tornano al nord. La prima parte del libro è questo. Il ritorno in paese, appena arrivato a casa, va a cercare la pistola del padre, si arma. Da quel momento tutto il paese intorno a lui, lui lo sente come in fermento, in agitazione. La sua testa, la sua immaginazione mette a fuoco una situazione di possibile insurrezione. Lui pensa che quel popolo debba insorgere, non limitarsi a resistere. Guardate, il tono è sempre, il tono di Meneghello è sempre ironico. Appena formulato questa frase, aggiunge subito dopo, ci avrebbero sicuramente sterminati, non una volta, due volte, tre volte, però sarebbe stata un'esperienza fondativa per questo popolo. Quella fase di fermento popolare finisce, i pochi che nel paese si sono variamente agitati
cominciano ad aver paura e a nascondersi, moltissimi spariscono, Meneghello usa questa frase, si chiudono negli armadi e escono soltanto dopo la guerra, lui e pochi amici cominciano a pensare di andare in montagna e alla fine ci vanno e comincia l'esperienza che per lui è un'esperienza totale, assoluta, risolutiva per lui e per il gruppo di amici che si è formato intorno a lui. Intorno a lui e intorno a una figura specifica, Antonio Giuliolo. Antonio Giuliolo chi era? Era di una decina d'anni più vecchio di Meneghello, antifascista, veniva da una famiglia socialista, si era laureato in lettere, ma non aveva insegnato perché aveva rifiutato di prendere la tessera del partito. Questo, naturalmente, lo aveva da un lato tenuto fuori, dall'altro lato ne aveva fatto agli occhi di questo, dei ragazzi di cui si circondava, una figura assoluta. Meneghello dirà come si trasforma in genere la gente. La gente si trasforma quando trova un modello umano possibile. E Giuliolo ci sembrava e fu il nostro modello. Il nostro di chi? Di quelli che lui chiama i piccoli maestri. E qui comincia il discorso su che cosa erano questi ragazzi. Erano degli intellettualini, dei maestrini, delle persone che si erano occupate soltanto di libri, di studio. Il loro modo di fare le scelte che fanno è un modo sostanzialmente intellettuale. Loro dicono, Meneghello dice, noi non facevamo che sdottorare. Dall'altro lato c'è l'impatto invece con l'area popolare della resistenza, con gli uomini che fanno, con quelli che agiscono e non teorizzano, con quelli che muovono dalla cosa per arrivare alle idee e non dalle idee per arrivare alla cosa. Mi abbozza una serie di eroi, tra virgolette, di questo tipo. Ce ne sono due o tre che mi resteranno impressi, il Tar, il Finco. Il tono che usa Meneghello, è un tono di grande interesse, ironia e autoironia. Voi non avete mai l'impressione di essere all'interno di un racconto eroicizzante. Tutto quello che lui racconta è continuamente riportato a una realtà che sfugge, che non può essere afferrata fino in fondo. E il meccanismo con cui lo fa è quello dell'ironia. Arrivati in montagna, c'è una prima fase in cui cercano di organizzarsi, sono sostanzialmente una dozzina, ma non fanno altro che errori, uno dietro l'altro. Progettano delle cose, ma il comitato di liberazione li boccia tutto. A un certo punto faranno una loro piccola grande impresa, roberanno dei formaggi e li distribuiranno al popolo, ma il popolo se ne sbarazzerà in fretta e furia perché ha paura naturalmente di essere tirati dentro a quella, essere considerati complici, sicché questi formaggi con un'immagine molto bella ruzzoleranno tutti a valle di notte e seguiranno altre piccole imprese di questo tipo, una più fallimentare dell'altra, finché arriva il loro leader, il loro capo, colui che li ha formati, Antonio Giuliolo. Questa banda di colti sgangherati ha naturalmente un'enorme ammirazione per la banda che sa fare la guerra, cioè i comunisti.
Un giorno arrivò un reparto di comunisti. Erano meravigliosi, laceri, sbracati, sbrigativi, mobili, franchi. Questi qui, pensavo, sono incarnazioni concrete delle idee che noi cerchiamo di contemplare sbattendo gli occhi. Eravamo tutti impregnati di questi concetti allora. Dicevamo che le idee si calano nelle cose. Saranno stati una quarantina. Arrivarono buona parte in fila, il resto alla spicciolata. Avevano armi, non tante, ma buone. Uno portava in groppa una mitragliatrice pesante e altri lo seguivano con le cassette. Avevano i fazzoletti rossi, le scarpe rotte, i visi lieti e feroci. Ce n'era di giovani e di vecchi, di robusti e di scanchinici, ma insieme facevano un ente palesemente vitale, una banda al primo sguardo in cui si riconosceva calata l'idea della banda. Si accamparono in un baleno, un attimo prima del buio. Non era un accampamento formale, in 4 e 48 avevano tirato su qualche tenda, occupato un paio di stalle, piantata la mitragliatrice al bivio sopra il paese, provvisto un po' di viveri e disposto un servizio di guardia. Tutto era molto alla buona, ma funzionava. Venivano da tutt'altra zona, in cammino avevano fatto fuori una camionetta tedesca. Erano diretti per l'indomani verso Oriente e contavano di farsi qualche altro tedesco per strada. Poi sarebbero tornati indietro, o forse andati avanti, o forse ancora scesi verso la pianura, o risaliti verso le Alpi alte. Si muovevano, provvedevano ai propri bisogni, improvvisando, improvvisavano tutto. Non avevano nessun piano prestabilito e facevano la guerra un giorno qua e un giorno là. Noi eravamo annichiliti di ammirazione. Si sentiva di colpo, al solo vederli, che la guerra partigiana si fa così. Bisogna desumere questi schemi culturali laddove si trovano, pensavo. Questi qui li avranno desunti dagli slavi. Noi dovremmo desumerli da loro. Ma come fare? Con chi? Naturalmente il loro materiale umano era più adatto del nostro. C'erano alcune facce da galera tra di loro. Riconoscevo l'impianto di faccia dei lazzaroni del mio paese, gente già abituata fin dal tempo di pace al coltello, agli spostamenti notturni, anche allo scasso e all'effrazione. Del resto c'erano anche facce di popolani d'ordinaria amministrazione, gente normalmente pacifica e posata. Si vedeva che erano quasi tutti come sulla cresta di un'onda impersonale di energia. C'era Antonio con noi. Era venuto a fare una specie di sopralluogo. Volevo dirgli: «Tony, i partigiani del popolo sono loro». Ma non osavo. Andammo con Antonio in 3 o 4 a conoscere il comandante. 2 armati andarono a riferire. Dopo un po' si vide venire avanti per il sentiero, tra sgherri mitrati, un uomo piuttosto giovane, robusto, disinvolto. Aveva scritto sul viso «comandante». Aveva calzoni da ufficiale, il cinturone di cuoio, il fazzoletto rosso. Era ben pettinato, riposato, sportivo, cordiale. Antonio era vestito alla buona, con la sua aria dimessa e riservata, pareva un escursionista. Il comandante avanzò sorridendo, a 2 metri si fermò, col pugno sinistro in aria e disse allegramente: «Morte al fascismo!». Vibrava di salute, di fierezza, di energia. Tony, un po' imbarazzato, disse: «Piacere, Giuriolo», e gli diede la mano in quel suo curioso modo, con le dita accartocciate, uno meglio dell'altro. Io provavo fitte di ammirazione contraddittorie. A differenza di noi, Antonio non aveva alcun dubbio sull'orientamento generale della nostra attività. Sapeva esattamente come andava impostata l'intera faccenda e nei momenti di crisi non esitava mai. Era l'ora dei bandi e degli sbandati. Arrivava gente da tutte le parti. Ma Antonio non prendeva nemmeno in considerazione l'idea di arraffare questa gente e imbandarla in qualche modo. Non voleva sbandati imbandati, ma partigiani già convinti. 1 o 2 volte, nei momenti più critici, fece anche un discorso,
sforzandosi di parlare in italiano anziché in dialetto per aggiungere gravità a ciò che diceva. Sono tra le cose più belle che ricordiamo di lui. Si rivolgeva con estrema semplicità alla volontà stessa della gente, mostrando di credere che su null'altro al mondo si può costruire. Chi sente che vuole fare il partigiano, cioè resistere con le armi, perché è giusto così, non si spaventerà di quello che trova qui, il disagio e i rischi e le fatiche. Chi non sente così è bene che vada via, non è vergogna se uno non sente così, ma non deve illudersi di fare il partigiano, perché il suo posto, allora, non è qua. C'era qualcosa di semplice e grave in questa impostazione. Dopo che Antonio aveva parlato, quelli che restavano con noi si sapeva che erano partigiani. Ora si capiva che presso il Castagna e tra le nuove reclute i partigiani e gli sbandati erano mescolati insieme e finché stavano lì non c'era nessuno veramente capace di sceverarli. La politica nella guerra civile significava questo. Non c'entravano i partiti, era questione di avere o di non avere interesse per l'aspetto politico, cioè antifascista e quindi rinnovatore della guerra. Antonio, che era antimilitarista, non sentiva molto la guerra come problema tecnico. Era del tutto indifferente al tipo di scoppi e di spari e a ogni rigido programma, non perché volesse affidarsi al caso, ma perché credeva che ciò che veramente importa è nell'atteggiamento della gente, il resto viene dopo. A me ogni tanto passavano per la testa i dilemmi. Piccoli colpi o grosse azioni dimostrative? Arroccarsi o ambulare? Specializzarsi o espandersi? Per Antonio questi non erano dilemmi, ma possibilità astratte per ora e di poca importanza. Dove affioravano le cose importanti, quelle che distinguono un reparto partigiano da una cozzaglia di sbandati, interveniva con autorità. Aveva un braccio al collo perché smontando una rivoltella aveva esploso un colpo e s'era trapassata una mano. Non era affatto imbarazzato di questa ferita poco eroica. Non cercava di inacerbirla coi sarcasmi come certamente avremmo fatto noi. «Ma guarda che seccatura!» mi disse. Era quasi un mese che aveva questa mano bucata. «Pensa!» mi disse. «È un mese che non mi lavo la faccia!» Mi venne da ridere e lui si arrabbiò, tanto che dovetti dirgli «È solo un riflesso incondizionato, è come sentir dire una brutta parola. Ci hanno allevati così!» Tony disse «Ma sì, hai ragione. Del resto, dissi, credi che in questo mese io me la sia lavata molto spesso, la faccia? Non parliamo poi di bene, lui se l'ha lavata sì e no due volte». E Tony si mise a ridere. Chissà cos'era veramente il riso. Forse c'entrava con la sua mano bucata. Gli dissi, sai, quando è morto Bergson, io ho scritto un articolo idiota e ignorante, penso che me ne vergognerò per un bel pezzo. Lui mi disse, beh, è giusto fare i conti con se stessi, ma a un certo punto bisogna chiuderli. Grazie. Quello che Meneghello vuole raccontare è come si smette di essere fascisti, come ci si sbarazza di 20 anni di fascismo. Lo racconta perché è un problema che sente su se stesso, ma lo racconta perché è il problema degli italiani e dell'Italia. Il suo modello di uomo alternativo all'uomo fascista è Giuliolo. Ha grande ammirazione per Meneghello, ha grande ammirazione per i comunisti, li trova efficientissimi, sa. Ricordatevi quella frase iniziale, noi non sapevamo fare la guerra, loro la sanno fare, però hanno ai suoi occhi una pecca. Continuano con la retorica del fascismo. L'incontro tra il capo comunista e Giuliolo è di grandissimo interesse. Il capo comunista esibisce la propria volontà antifascista,
solleva il pugno e saluta dicendo: morti al fascismo. Giuliolo allunga la mano e dice: piacere, sì. Giuliolo. In quel diverso comportamento, Meneghello, con pochi tratti, racconta che cosa lui giovane, e lui ha quarantenne mentre racconta, si immagina che debba essere il nuovo italiano. Una delle espressioni che usa nel corso del racconto è: noi dovevamo addestrarci a essere italiani, perché fino a quel momento non lo eravamo, eravamo fascisti. È chiaro? Buona parte del testo batte su questo tema, e batte su questo tema attraverso la polemica contro la retorica. Il discorso di fondo di Meneghello, il tema che attraversa tutto il libro, è: la retorica è ciò che sembra bello, ma non vero. Il problema per essere un buon cittadino, per essere un uomo, una donna, complessi e completi, è tendere al vero, non a ciò che è bello e che nasconde con un po' di belluria il vero. Il libro si muove proprio in questa direzione, e lo fa innanzitutto auto-ironizzando, innanzitutto scherzando con temi tragici, abbassandoli continuamente. In Meneghello è raro che voi troviate scene di battaglia, di violenza, non che non ce ne siano, ma Meneghello usa questa tecnica, le anticipa piano piano con ragionamenti, descrizioni, abbassamenti, per arrivare poi alla scena di violenza ed esaurirla in tre righe, oppure bloccarla senza raccontarla. Non nega la violenza, la afferma, la sostiene e la ritiene necessaria. Avete visto in questo brano che ci ha letto, lì la discussione con Giuliolo è: però preoccupiamoci anche che dobbiamo fare la guerra. Per Giuliolo la guerra è relativamente secondaria. Il problema di fondo è come la si fa, con quale ottica. E l'ottica è fondare un'Italia diversa da quella che in quel ventennio è stata sperimentata, e esseri umani diversi. La montagna. La montagna è una specie di purgatorio. Questi ragazzi ci salgono, fanno una vita terribile. A un certo punto Meneghello rovescia i valori militari e dice: la medaglia d'oro bisognava darla a quei ragazzi che, ulcerati, deboli, fragili, insistevano nel restare lì per combattere. Non avevano la forza che avevano i popolani addestrati dalla miseria. Erano dei ragazzini. Molti di loro sono morti, e sono morti perché non preparati alla guerra, ma il loro valore consisteva nel voler cancellare un quadro che li aveva formati, e malamente formati, un regime che li aveva chiusi, incapsulati dentro un modo di essere disumano. La montagna funziona come purgatorio. Meneghello userà questa espressione: quella fu la nostra Tebaide.
La Tebaide è una metafora, è una regione dell'Egitto desertica dove andavano eremiti a pregare. Era un luogo dove ci si ritirava dal mondo. La montagna viene vista come questo deserto dove i giovani vissuti sotto il fascismo vanno a purgarsi del fascismo. La Tebaide però è anche un'opera di Stazio, molto complessa, molto bella, e racconta la guerra tra i figli di Edipo e Teocle e Polinice, la guerra tra fratelli. E qui arriviamo a un altro punto di fondo. Meneghello non usa quasi mai l'espressione guerra di liberazione nazionale. Meneghello usa sempre l'espressione guerra civile. È uno dei rarissimi scrittori che usa, scrittori antifascisti, che usa questa formula. Qui bisognerebbe aprire rapidamente una parentesi. All'inizio tutti parlarono di guerra civile. Di guerra civile parla Fenoglio nelle lettere. Guerra civile è un'espressione che viene usata comunemente. Poi però la sinistra, l'antifascismo, cancellò questa espressione dal suo formulario. La sentiva pericolosa. Fu preferita l'espressione guerra di liberazione nazionale. La guerra civile, che invece era sotto gli occhi di tutti, specialmente in questi paesi e paesette di cui parla Meneghello, era lo scontro tra vicini di casa, era lo scontro tra parenti schierati su fronti diversi. Era ed è la più terribile delle guerre, che può essere redenta soltanto se si approda a un modo di vivere insieme diverso, nuovo, che in qualche modo la redime e la giustifica. Meneghello insiste molto su questo punto. Noi facevamo la guerra civile. Lo dice sempre con termini ironici, quindi sembra quasi svalutare la cosa, ma ci insiste per dire, per sottolineare la gravità, la tragicità di quell'esperienza. Voi mentre leggete sentite, ci inseguivano, parlavano tra loro in italiano, parlavano tra loro in dialetto, oppure ci imbattemmo in due militi. I militi ci sentirono simili a loro e quindi ci lasciarono andare. C'è un alternarsi di umori a seconda che prevalga la vicinanza tra le persone o la lontananza dovuta a schieramenti antitetici. Il termine guerra civile, che è presente in maniera così ossessiva, almeno per quello che riguarda la letteratura, solo in Meneghello, riappare poi nella storiografia degli anni Ottanta ed esplode con un libro molto importante che è La guerra civile di Claudio Pavone, che esce, mi pare, nel 91, che esce nel 91, e non a caso esce nel 91. Cioè esce in un momento in cui, caduta l'Unione Sovietica, è possibile ricominciare a guardare quelle esperienze in una maniera diversa da come erano state guardate fino ad allora. L'espressione guerra civile era stata però un'espressione utilizzata dai neofascisti subito dopo la guerra. Perché? Perché l'espressione guerra civile serviva a dire eravamo su fronti diversi, però
paritari. Da un lato c'eravate voi, dall'altro lato c'eravamo noi. L'espressione guerra civile serviva a uniformare, a nascondere che in realtà c'era stato un regime, che quel regime era nato dalla violenza ed era stato violentissimo verso i suoi oppositori, che quindi la risposta antifascista era una risposta assolutamente legittima di fronte a un regime oppressivo. In Meneghello il tema della guerra civile va avanti fino alla fine del libro. E si manifesta, diciamo così, anche tecnicamente in una maniera molto efficace, attraverso il tema del rastrellamento. Il libro è congegnato in modo che fin dall'inizio voi sapete che questi ragazzi hanno provato piano piano a organizzarsi in banda e proprio quando sono riusciti a farlo e hanno fatto la loro prima azione di successo, il sequestro di un dottore fascista del paese che si chiama Enego, bene, proprio quando pare che si stiano avviando, ecco che proprio contro di loro scatta un rastrellamento. Il rastrellamento è il momento più terribile e più temuto all'interno dell'organizzazione narrativa del libro e occupa il centro del libro. Quella notte, la notte sul 10 giugno, io, Bene e Enrico dormimmo in una capannuccia a mezza costa in Zebio. Lì vicino, in una caverna, c'erano gli avanzi di un altro reparto. Pensavamo di ricominciare da qui. Era come essere restati orfani. Ora potevamo fare qualunque cosa. Avevamo un certo pudore dei nostri sentimenti reciproci, come accade spesso tra fratelli, per esempio. Ma ora che eravamo così soli, ci restringevamo insieme per istinto, come un gruppetto di gente che ha freddo. Del resto, avevamo anche freddo e addormentandoci sul fianco ci tenevamo stretti per scaldarci. Bene e Enrico, prima di addormentarsi, parlarono del casino della nostra città e lo chiamavano il casino vescovile, forse perché tutto è vescovile nella nostra città. Cominciammo a dormire, ma quasi subito venne uno da Asiago a svegliarci e ci disse che era in arrivo un altro rastrellamento. Questo si sapeva alla sera nei paesi perché ordinavano le pagnotte. L'uomo da Asiago andava ad avvertire gli altri nella caverna in Zebio e pensando pensò di avvertire anche noi per quel che serviva. Scendemmo nel buio a svegliare quelli che erano restati in Zingarella. Nascondemmo i sacchi, poi ci avviammo all'insù cercando di addentrarci il più possibile prima che fosse giorno. Dopo un po' ci dividemmo in due gruppi. Bene e Enrico col russo e un altro andarono a sinistra. Io e gli altri quattro a destra sul fianco nord del monte. Questo monte si chiama Colombara. Scegliemmo un punto a mezza costa, orientato giusto a nord, una terrazzetta fra i mughi. L'appuntamento era qui e sotto sotto si sentiva. Rodino era vicino a Dante e gli disse: «Mi sento che muoio oggi». Il terreno era molto accidentato, c'era tutto intorno i ghirigori delle trincee dell'altra guerra. Qua i solchi italiani, lì gli austriaci. Dovevano starsi letteralmente addosso. Le trincee parevano minuscole. Schiariva. Si vedeva un'alba fredda, molto vasta, un po' rosa, un po' verde. Si sentivano rombi di molti motori. Risalivano al cerchio dell'orizzonte e lo facevano vibrare armoniosamente. Spunta il primo sole e riempie un intervallo che non pare fatto di tempo. Poi tutto avviene a scatti, come scene staccate di un film. Improvvisamente ci sono voci sul monte, molto vicino. Dante infila la carta d'identità sotto una pietra, meccanicamente gli altri lo imitano. Abbiamo le spalle voltate a nord e la faccia al monte. Siamo sparsi sul terrazzino, fermi. A destra, un po' più in alto di noi, compare una fila di giovanotti che camminano con circospezione. Arrivano da dietro il monte. Hanno già occupato un quarto del paesaggio alla nostra destra. Hanno elmetti color verde. Si sentono parole in italiano e in dialetto.
I giovanotti hanno un'aria imbelle e nostrana. È incredibile che vogliano ucciderci. Occorre uno sforzo disgustoso per convincersi. Sono inginocchiato sotto un mugo. Faccio segno a Renzo, dietro a me, di togliere la sicura del fuciletto. Dante è alla mia destra, un po' più avanti. La fila dei giovanotti sta passando a qualche decina di metri, ma si sente che ce ne sono tante altre, il monte è tutto scalpicciato. Ecco l'ultimo momento allucinato di immobilità. Le frasche dei nostri mughi frusciano, eccoci in piedi. Ecco il primo sparo ammortizzato dalla divisa militare in cui viene deposto, per così dire, a mano. Io e Dante diciamo «via, via!». Avevo indosso scarpe basse da città perché giorni prima uno mi aveva messo gli scarponi ad asciugare troppo vicino al fuoco, in modo che quando furono asciutti la suola era scomparsa e restava solo la parte alta. Così, siccome avevo nel sacco anche le mie scarpe da città, mi ero messo quelle. Sono pessime per i rastrellamenti. In un attimo ne avevo persa una. Poi mi venne in mente di buttare via anche l'altra. Avevo rimesso il parabello in sicura perché si cadeva molto rimbalzando giù per i dirupi. Non c'era altro modo per scendere in fretta da questo punto del Colombara. La costa è fatta di cenge e terrazzini, con i pini radi e molti mughi, e tutta incisa dai camminamenti e le trincee dell'altra guerra. Il primo salto mi portò a tu per tu con la testa di un giovanotto con l'elmetto verde che era venuto avanti strisciando su un terrazzino. Aveva una faccia spaventata da recluta. Pareva un po' più vecchio di me. Gli puntai stizzosamente la canna del parabello sulla faccia e invece di sparare feci un gesto come per spaventare una gallina. Non fu per pietà, ma per un diverso impulso, banale e invincibile. Forse ho fatto male. Ad ogni modo lui ritirò la testa strisciando all'indietro e io ripresi a saltare. A raccontarla viene lenta, ma il ritmo vero era come le giostre, una gran onda di energia ritmata, confusa. Si sentiva esclamare e frusciare da tutte le parti, anche gli spari parevano esclamazioni. Del resto si era messo a esplodere un po' tutto, il paesaggio, i nostri stessi movimenti. Si cadeva, si andava a finire, in piedi, in ginocchio, contro le rocce o i mughi, si sentivano le proprie parabole intrecciarsi con quelle di alcuni compagni, allontanarsi, tornare insieme. Per un tratto mi trovai tra Mario e Renzo, sfilando contro un bastione, e io dissi: «Abbiamo scarse probabilità». Ecco, queste osservazioni sono sempre sbagliate. Loro non dissero nulla. Sembravano abbastanza tranquilli, benché mobili e attivi. E poi li persi di vista. Ora ero ai piedi della costa. Ero su un tavolato in falso piano ed ero solo. Gli spari non li notavo, invece notavo dei piccoli scatti secchi e vedevo i rametti dei mughi attorno a me staccarsi dalle piante con curiosi saltelli. Facevano un rumorino minuto, isolato dal resto. Poi cominciai a notare i gattini, che mi rincorrevano con incredibile ferocia e pareva che si lacerassero in aria sorpassandomi. Sapevo benissimo che cos'erano, ma ero impreparato per il senso rivoltante di ribrezzo che ispira la percezione della loro velocità. Si sentiva il filo lungo a cui erano attaccati e lo strappo bestiale quando mi passavano vicino. Ero in mezzo a un fascio di questi fili. Andavo verso nord senza più correre. Sentivo sparare anche davanti a me, ma lontano. A un certo punto, oltre un piccolo rialto, i gattini non c'erano più e neanche i rametti che volavano in aria. Ero defilato, forse per 30 metri, e camminavo sul tavolato rigato dalle scafe. Quando vidi quanto ero insanguinato, mi allarmai. Pensavo, toh, e se non potrò più correre? Però mi sentivo benissimo, solo un po' emozionato. Vidi una stretta fessura per terra e senza pensarci mi calai dentro. Ci passavo appena, ma sotto c'era una buona nicchia, più alta di me, bislunga. In un attimo ero via dal sole, in un bozzolo di roccia sottoterra, buio e umido. Sentivo arrivare gente di corsa, plotoni di gente. La roccia sopra di me rimbombava.
Sentivo anche i rimbombi del mio cuore. Ora udivo anche voci, vicinissime, in italiano. Parlavano di uno, che poi ero io, mi cercavano affettuosamente. Mi rendevo ben conto che avevano le scarpe e la vicinanza tra questi piedi scarpati e il mio viso era disgustosa. Tenevo in mano una bomba a cui avevo sfilato la sicura. Tenevo giù l'asticciola col pollice, stavo fermo, con gli occhi alla fessura sopra la mia testa. Era come quando si gioca a nascondino da bambini e stanno per trovarti. C'è un momento in cui tutto ti pare già accaduto. Resta solo la formalità di eseguirlo meccanicamente. Aspettavo nel mio nascondiglio, guardando questa fessura e pensando: Cristo, come mi sento solo! Così passò il tran tran della mattinata. Poi mi accorsi che le voci erano andate via e anche i plotoni al piccolo trotto. Ora passava qualche isolato, sempre al piccolo trotto. Mettendo fuori una mano si sarebbe potuto fargli lo sgambetto. Tutto a un tratto mi venne in mente un concetto incredibile. Ma vuoi vedere che non mi trovano più? Provavo un certo sollievo bestiale e una punta di sdegno. Che pagliacci, pensavo, sono peggio di noi. Ora mi infastidiva l'idea che mi trovassero per sbaglio e pensai di chiudere la fessura con una pietra, ce n'era una grossa per terra. Riassicurai la bomba a mano e la presi in bocca per il manichino. Poi sollevai la pietra sopra la testa e l'appoggiai contro il rovescio della fessura. Poi mi sentii comico e rimisi la pietra per terra. Avevo un libretto nella tasca della giacca e vidi che c'era luce sufficiente per leggere. Era Il viaggio sentimentale. Da una parte l'inglese, dall'altra l'italiano. La prosa era nervosa, sia a destra che a sinistra, il racconto un po' leggero. Per un pezzo si sentirono ancora spari. In principio pensavo, automaticamente, questo sarà Dante e questo Renzo. Poi, quando li ebbi sistemati tutti, non ci pensai più e continuai a leggere fino a sera. Rodino fu ucciso quasi subito, dove la costa tocca il pianoro. Lo trovarono, poi, col maglione sforacchiato e il viso sfigurato dalle pedate. Grazie. La scena del rastrellamento va avanti ancora per parecchio ed è vi dicevo, il centro dal punto di vista narrativo del libro. Subito dopo il rastrellamento, il racconto comincia a declinare e ad andare verso il suo finale. Quando sentite dei gattini o dei rametti che volano, sono naturalmente i proiettili, è il sibilo, è il miagolio dei proiettili. Insisto su questo per dirvi che, per sottolineare la bravura di Meneghello, guardate l'alternarsi velocissimo, azione, sottolineature di carattere politico, le voci dei fascisti italiani, dialettali, la sua osservazione che dice: ma è possibile che questi mi ammazzano? Perché all'improvviso li sente come paesani, gente della porta accanto. Il ritrarsi e l'incapsularsi dentro la sua natura di giovane intellettuale, ha paura, per sfuggire alla paura, tira fuori dalla tasca prima la bomba, se lo trovano salta per aria insieme a chi l'ha trovato, poi quando il nemico passa, un libretto, Il viaggio sentimentale di Lawrence Stern, italiano da un lato, inglese dall'altro, è un modo per tirarsi fuori dall'orrore, entrare nel libro e tirarsi fuori dall'orrore. Il libro serve per scansare l'orrore della realtà. E in un appunto Meneghello dirà: a me, quando ho cominciato a scrivere questo libro, a me interessava solo il vero. Io non volevo mettere fronzoli, volevo combattere qualsiasi forma di retorica
e il momento in cui mi trovai in quel buco, con questo pandemonio intorno, nel nulla assoluto, quello fu il momento più vero della mia vita. Fu il momento in cui tutto, tutti i contorni delle cose sparirono e restò la nuda verità dell'esistenza. Un'altra sua osservazione è: mentre ci muovevamo in questo, questa violenza, in questo orrore, le piante continuavano a crescere, le cicale continuavano a cantare, i grilli a frinire, il mondo a girare, la terra a fare le solite rotazioni, segnando una linea di demarcazione tra la follia degli uomini e il congegno assolutamente inarrestabile del mondo, della natura, delle cose. Finito il purgatorio della montagna e raggiunto un livello discreto di esperienza di combattimento, di guerra civile, subito dopo il rastrellamento, vi devo dire che il rastrellamento e la fuga di Meneghello si chiude con una delle scene più dure del libro, mentre lui è in uno stato ancora di quasi di sonnambulismo, con la febbre alta, eccetera, arriva uno dei partigiani popolari di nome Chris e gli dice: mettiti le scarpe e vieni con me. Se lo porta con sé, vanno a prendere due ostaggi tedeschi, questo avviene dopo il rastrellamento, e Chris li impicca con i ganci, così come i tedeschi facevano con i partigiani. Ed è l'unico momento in cui Meneghello racconta il fatto. A questo fatto segue poi un ulteriore scontro con i tedeschi in cui lui per la prima volta racconta di aver ucciso due persone. È il momento in cui la guerra diventa veramente guerra. Fino a quel momento il libro, le idee, l'ethos, le istanze, la filosofia, le cose, le parole, eccetera, sono una specie di argine contro il mondo che ti precipita addosso e contro te stesso che ti stai spappolando con tutta la tua cultura, le cose che hai imparato, eccetera. Dopodiché arriva la crudezza della guerra. Meneghello e i suoi compagni abbandonano la montagna e scendono in pianura. In pianura ci sarà la guerra partigiana di pianura, l'andare clandestino, la diffusione della stampa clandestina. Finora non vi ho detto che, naturalmente, ma credo che lo sappiate, Meneghello aveva aderito al Partito d'Azione, Giuriolo era un azionista, era del Partito d'Azione, partito dentro cui confluisce poi l'esperienza di Giustizia e Libertà, gruppo fondato da Carlo Rosselli nel 29. Insomma, l'ambito politico dentro cui ci muoviamo è quello del Partito d'Azione. Meneghello in quell'ambito fa la sua attività di partigiano fino alla insurrezione di Padova. L'insurrezione di Padova è di grande interesse. Lì in pianura riappare il personaggio femminile che abbiamo visto all'inizio, Simonetta, una partigiana anche lei, e lì c'è una specie di abbozzo di storia che assomiglia vagamente, anche se prende solo tre righe, a quelle di una questione privata. Lui ha un amico di nome Enrico, Enrico è fidanzato con Simonetta, ma lui a forza di andare avanti e indietro clandestinamente con Simonetta, si mette con Simonetta togliendo la ragazza all'amico. Quindi voi vedete che nel libro, nel fondo, ci sono anche elementi romanzeschi che però Meneghello riduce a 10 righe, 5 righe, non di più. L'insurrezione di Padova, molto mossa, però ecco che tutto in modo allarmante va cambiando.
i fascisti sono vinti, i tedeschi sono vinti, stanno per arrivare gli inglesi. Il piccolo gruppo che ha fatto, quei piccoli gruppi che hanno fatto questa lotta, diciamo, di popolo, sostenuti dalla popolazione, oppure ignorati da chi si teneva nascosto e fu il gioco, beh, questo piccolo gruppo viene affiancato da folle, tutti con il bracciale tricolore al braccio, e Menemichello e i suoi amici cominciano a ritrarsi, cioè ad avere dubbi su quello che accadrà in Italia. C'è un passaggio in cui lui dice, già lì, già durante l'insurrezione di Padova, guardandomi intorno, cominciai a pensare che era arrivato il momento di mettersi a studiare e di tirarsi fuori da questa storia. Il vero finale del libro è in un momento, anche quello di poche righe, in cui uno dei capi del comitato chiede a Menemichello, con aria spicciativa, presto scrivi un articolo per il giornale di domani, e lui risponde, no, ho da studiare, articoli ne ho già scritti sui giornali fascisti, e rifiuta di farlo, mentre arriva subito un altro che dice, di nome Zaccheo, che dice lo scrivo io. Menemichello si ritrasse realmente, dopo un po' di partecipazione alla vita politica degli azionisti del dopoguerra, vinse una borsa di studio in Inghilterra, se ne andò in Inghilterra, lavorò per un po' di tempo a Reading, nell'università di Reading, dopodiché nella sostanza ebbe un lavoro fisso, sposò una profuga ungherese di nome Katia, che era stata internata ad Auschwitz e si era salvata per miracolo. Condusse una vita sostanzialmente in Inghilterra, prima a Reading, dove fondò l'Istituto di Studi Italiani, e poi si spostò a Londra e infine da pensionato tornò in Italia. La storia si chiude qui. Il libro di cui abbiamo parlato è forse, dal mio punto di vista, diciamo il libro più duro che avete preso in considerazione fino ad ora, anche se leggendolo avete l'impressione di leggere un libro allegro. Ed è qui il colpo di genio di Menemichello. Parlare di quella tragedia, nominarla come guerra civile, la peggiore delle guerre, e parlarne come se stesse scherzando. È chiaro? E questo doppio registro, da un lato l'orrore e dall'altro l'ironia, ottengono un effetto violentissimo sul lettore e duraturo. Vi dicevo che lui la chiama guerra civile. Oggi questo termine abbiamo cominciato ad accettarlo, ma nel farlo Menemichello, diciamo così, continua ad aderire all'ottica con cui vissero la resistenza agli azionisti, che furono soprattutto loro a chiamare ciò che stavano vivendo guerra civile. Quegli orrori sono sintetizzati non nei piccoli maestri, ma nel libro che è il vero capolavoro di Menemichello, che è Libera Nossa Mano, un libro fondativo, un libro che, scritto nel 63, cambia
il modo di raccontare, il modo di far racconto, di far romanzo. E secondo me non ce ne siamo ancora accorti fino in fondo. Nei Piccoli Maestri c'è in Libera Nossa Mano c'è un momento in cui si fonde insieme cultura, linguaggio popolare e cruda visione dell'esistenza. Lui racconta di un amico che si chiama Nino, che è un popolano, non conosce il latino. E quindi a messa ha interpretato libera nos amalo come libera amalo amen. Libera nos amalo amen diventa libera amalo amen. E Nerello si chiede, ma come sentiva questo vocabolo? E lo scioglie. Luame, letamario. Nino sente che la preghiera dice: Dio, liberaci da questo letamario. Liberaci da questo letamario. Se vi infilate bene dentro quella formula, voi vedete che c'è qualcosa in più. Ama l'uamen è qualcosa in più. Non è solo l'uame, il letamario, ma è il maluame, cioè il cattivo letame. Il cattivo letame. Perché il letame è il comune terribile che esiste in natura, il letame, va bene? Il letame può essere anche bello. Meneghello in certi momenti dice, persino nella paura mi esplodeva dentro una gioia di vivere, una gioia così pura che mi sentivo esaltato. Cioè anche nell'orrore l'essere umano vive con enorme energia. Il maluame, il cattivo letame, è qualcosa in più. È il letame che diventa cattivo perché sul letame agisce la cattiveria dell'uomo. È chiaro? La maluamen, il cattivo letame, è, e c'è un passaggio che lo lascia intuire, è il fascismo, il cattivo letame. Nella sua espressione peggiore sperimentata da Meneghello, cioè il rastrellamento. Nell'elenco delle cose più terribili che fanno parte del cattivo letame, se vi capita leggetevi quel brano, è quanto di più spaventoso sia stato scritto, specialmente perché ha al centro non gli esseri umani ma gli animali, c'è un momento in cui sono i topi a essere inseguiti dagli uomini e Meneghello dice a essere rastrellati. Il rastrellamento come maggiore espressione della paura, del terrore, dell'orrore, della morte. Liberanos ama l'uomen, liberiamoci del cattivo letame. Vi ringrazio molto.